Come stanno vivendo l'allarme coronavirus i testimoni di Geova? Beh ragazzi, i testimoni di Geova a quanto pare sono talmente convinti che il coronavirus sia un segno inequivocabile arrivato dal cielo che stanno gongolando. Ragazzi, non scherzo. Allora adesso vi faccio vedere degli screenshot che mi sono stati girati da una testimone di Geova in incognito e che provengono da Facebook. Praticamente un testimone di Geova ha scritto un post sul coronavirus e questi sono stati i commenti. Dirò, io paradossalmente spero che la situazione peggiori e si trasformi in grande tribolazione. Allora, la grande tribolazione per i testimoni di Geova è un periodo molto brutto che precede lo scoppio della guerra di Armageddon, ovvero la guerra che scatenerà la fine del mondo, nella quale si salveranno soltanto i testimoni di Geova. Vi leggo gli altri commenti. Infatti, sembrerò cinica, ma in questa situazione anomala ci vedo un disegno ancora più grande e non lo temo affatto. Qualcun altro? Aspettiamo con speranza. E ancora, testa alta. In effetti, perché aver paura? È quello che predichiamo da anni. E qualcun altro? Magari vedessi tutto in diretta, i sacrifici di tutte le nostre esistenze sarebbero ben ripagati. Eh sì, perché loro, i testimoni di Geova, sono decenni che rinunciano a tutto. Rinunciano a farsi un'istruzione superiore, rinunciano a una carriera, rinunciano a una vita comoda. Per loro l'unico obiettivo è andare in predicazione, perché sono decenni che sono convinti che Armageddon sta per arrivare, manca pochissimo. Voi credete sia finita qui? No amici, perché adesso vi faccio ascoltare due vocali. Allora, il primo vocale, molto breve, è di una ragazza che si sta per dissociare in realtà e che adesso che c'è il coronavirus ha assistito a un inaspettato aumento di zelo da parte di tutti i testimoni di Geova. Sentite qua. Non gli è poi di niente, perché questo è un periodo in cui tutti pensano che arriva Armageddon, che sta arrivando, che adesso si sono messi tutti a fare le cose giuste, a leggere la Bibbia, adesso sono tutti bravi, adesso a predicare, senti certi discorsi, da quale pulpiti poi? Dunque, i testimoni di Geova sono davvero convinti che stia per arrivare Armageddon e ne sono talmente tanto convinti che stanno facendo di tutto per portare dentro la loro organizzazione più persone possibile, e anche se non possono andare di casa in casa, cercano di parlare con tutti gli amici e i conoscenti tramite WhatsApp, con messaggi che a volte sono anche un tantino terroristici, come questo qua. Va bene, dai. Comunque sappi una cosa, che tutto quello che hai detto fino a mo' è partito dalla preoccupazione che tu hai vedendo questo virus che si sta contagiando un po' in tutto il mondo. Questo è il segno degli ultimi giorni. Matteo 24,14 dice: quando la buona notizia sarebbe stata predicata su tutta la terra, allora sarebbe venuta la fine. Oggi aver paura di scegliere la verità per tutti quei problemi che tu mi elenchi non è altro che quello che vuole Satana. Satana è felice che tu scegli questo, perché la paura ti congela, ti blocca, ti rimane là dove sei, ma purtroppo ti fa trovare impreparata ad Armageddon. E quando verrà Armageddon, immaginati tu che sentimenti avrai vedendo che purtroppo Geova dovrà intervenire anche sui tuoi cari. Poi dopo che dirai? Ah mannaggia, si sapeva, facevo i miei pass, aiutavo la famiglia mia, incoraggiavo mia mamma, avrei fatto prima io da esempio. Dopo sarà così, purtroppo è brutto che io te lo dica, è brutto, ma sarà così, ma pure per me vale. Se io oggi non mi do da fare per Geo, che alle volte mi viene anche a me lo sconforto, no? Che essere veri cristiani è una sfida, ci vuole coraggio. Alle volte anche io mi abbatto, magari esco poco in servizio perché i problemi della vita, le cose. Ma se noi ci facciamo prendere da Satana, dalle paure, dai timori, dalle paure degli altri, eccetera, eccetera, quando Armageddon tra poco sta per venire, verrà, Geova dirà: ma perché non hai fatto niente? E che gli diciamo? Già cambiamo le scuse? Dopo le scuse non varranno. Ma il problema è che questo giorno è molto vicino, più vicino di quello che pensi, e lo vedi, perché tutti sulla terra sono preoccupati. Tutti, tutti. La gente sta tutto quanto, dice: ma che sta succedendo? A loro vere? A loro vere. Sì, noi stiamo dicendo la vita. Ragazzi, allora io non voglio dire nulla, ma nel 2005 c'è stata l'influenza dei polli. Nel 2009 c'è stata l'influenza suina. Poi c'è stata l'ebola. E in tutte quelle circostanze i testimoni di Geova cosa hanno fatto? Esattamente quello che stanno facendo adesso. Hanno cominciato ad avvertire tutti dicendo: avete visto? Si sta adempiendo quello che dice la Bibbia. Sta per arrivare Armageddon. Siamo arrivati. Entrate nell'arca, perché poi Dio chiuderà la porta e non vi salverete più. Morirete tutti. A questo punto, testimoni di Geova, parlo
proprio a voi. Io e voi dobbiamo fare un patto. Oggi è 14 marzo, ok? Noi ci dobbiamo dare appuntamento tra 6 mesi. Quindi marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ok? Se il 14 settembre Armageddon non è arrivato e noi persone del mondo siamo ancora tutte vive, voi testimoni di Geova dovete fare la penitenza.